Bellase, i classici, le domande, la vita. Buona giornata a tutti. In questa piccola riflessione, ahimè, sono quasi inibito, ho quasi un senso di timore nel pronunciare anche solo l'argomento su cui vorrei chiamarvi a riflettere. Ma devo rompere il ghiaccio. Eccoci. Vorrei parlare in questi pochi minuti dell'amore. Eh sì, vedi, vi siete spaventati anche voi. L'amore è l'immagine più classica, assoluta, che esista dalla notte dei tempi. La vita è amore. Tutta la letteratura, dai classici, dai contemporanei, ma anche dalla musica leggera, in tutto l'arte, tutto ciò che ci circonda, parla d'amore. Pittori, musicisti, tutti hanno dovuto affrontare e riflettere sull'amore. Allora anch'io tento questa impresa titanica, sempre coi piedi per terra, per carità, perché l'obiettivo che abbiamo detto all'inizio era di superare il pregiudizio che i classici fossero una torre d'avorio inavvicinabile e arrivare alle domande, alla vita. Oggi più che mai abbiamo bisogno d'amore. E allora vediamo un attimino di prendere, come si suol dire, il toro per le corna. Non fatelo, non fatelo. Parliamo dell'amore, intesa come vita. Non esiste vita laddove non c'è amore. Mi piace, così tanto per rompere il ghiaccio tra di voi, pensare all'amore che c'è tra le nostre montagne e alla forza della natura quando vediamo dei fiori cresciuti in ambienti così proibitivi, e questo avviene perché c'è amore. Quindi toccheremo sì dei classici in questa riflessione come semplici spunti per avviare delle riflessioni che ci toccano. E innanzitutto volevo così condurvi in un gioco, perché ho trovato degli appunti o delle scritte, è un po' difficile anche sapere esattamente dove, che scomponevano la parola amore con il metodo che si usa in matematica della scomposizione in fattori primi. Questo metodo matematico serve per andare a trovare il massimo comune denominatore o il minimo comune multiplo necessario per fare calcoli più complessi. Quindi l'autore di queste tre note, perché non ho trovato poi tutto l'approfondimento, servirebbero anni, servirebbe molto tempo per recuperarlo, scomponeva la parola amore e ve la ripropongo così come l'ho trovata io. Dunque, amore. Prima lettera. È la prima lettera dell'alfabeto, quindi l'inizio di tutto. Am. Ecco, già nel pronunciare am sembra che stia mangiando qualcosa. Mi ricorda il bambino quando vuole, parla con la mamma, parla. Le prime allazioni dice am, am, vuole mangiare. Quindi l'amore è un pasto, un cibo, un rifocillarci. Poi amo. Prima voce del verbo indicativo, ma anche, state attenti, lo strumento di pesca per i cacciatori. Amor, forma poetica per eccellenza. L'amor, tutti i poeti, non credo per consumare di meno o per risparmio, ma l'amor trova parecchie rime con cor e così via. Amore. Amore, che è la parola completa, e le ultime due lettere, re, perché l'amore è il re della vita. Questa semplice scomposizione di fattori primi ci aiuta poi a dare il via a quello che è l'affrontare un tema che se no ci poteva dire oddio, un altro che parla dell'amore, non ce ne sono abbastanza. Effettivamente, se andate anche solo semplicemente a fare una ricerca sull'amore, troverete un infinito, una miniera infinita di autori, letterati, artisti, poeti che scrivono, che hanno scritto, che hanno fatto. Io ne voglio citare uno.
un classico contemporaneo, ecco, diciamo così, perché parlo di Leo Buscaglia, di origine italiana, i genitori erano di Aosta, è andato in America ed è stato la prima persona che ha istituito un corso di laurea in, sull'amore. Venne definito il professore dell'amore. Negli anni 69-70 fu il docente più votato e apprezzato dai suoi studenti. Ha scritto tanti libri e ha cercato, ha invogliato, ha stimolato, ha richiamato le persone a riflettere sull'amore. Ha scritto molti libri, Vivere, amare e capirsi, ha scritto parecchie riflessioni notevoli per dare poi ai suoi studenti la gioia e la voglia di vivere. Questo Leo Buscaglia, così magari prima delle altre incontri tra di noi possiamo rivedere quello, comunque non ho neanche la pretesa che ognuno di voi trovi il tempo, però sono letture positive, quelle che fanno bene all'anima. Ecco. E mi piace citare anche un aneddoto che tra l'altro si trova nei suoi libri, che racconta di questa ragazza che aveva visto una farfalla impigliata nei rovi, in un roveto. Lei con tanta cura la libera la farfalla e riesce a volare via. Ma la farfalla torna da lei e si rivela una fata e per ringraziarla le chiede: dimmi, ragazza mia, cosa vuoi di più dalla vita, che io esaudisco il tuo desiderio. E lei risponde: voglio la felicità. E la ragazza cresce, è la ragazza più felice del suo paese, diventa donna, diventa anziana e i paesani la vedono sempre più felice, sempre più contenta. E per timore che morisse senza col suo segreto, insistono perché lei lo divulghi sto segreto. E allora lei, sempre col suo sorriso, sempre serena, dice: non possiamo fare a meno degli altri. Io, per quanto le persone sembrano forti, robuste, tutte hanno bisogno di me. Morale? Noi siamo felici, amiamo la gente, quando aiutiamo gli altri. Ecco, l'amore è questo. Sempre nei libri di Alberoni, poi per carità, adesso ho commesso un peccato. Io non andrò a definire quello che è l'amore. Faremo semplicemente così, toccheremo degli autori classici e poi andremo alla vita nostra, perché se non ci aiutano queste riflessioni a star meglio, non vorrei che fosse una perdita di tempo. Insomma, io vorrei che alla fine di questi pochi minuti si dicesse: però te... mi ha detto al marito argota anche qui, mi ha detto qualche cosa anche oggi. Ecco, l'amore è come uno specchio. Quando io mi specchio nell'altra persona e insieme troviamo una parte di noi stessi, è più gradevole crescere e percorrere la vita. Quindi nelle prossime riflessioni, quando ci troveremo, porterò ancora dei casi concreti, ecco, e avremo modo di vedere dei personaggi, in modo che raccontando l'episodio concreto ci possa trovare le mille sfaccettature dell'amore, perché essendo la vita l'amore, è chiaro che il ragionamento sull'amore è infinito. E anche sarebbero altri autori, anche Eric Fromm, L'arte di amare, Ovidio, tantissimi, troppe persone, quando si parla d'amore no, però sarà un amore che rende la vita più bella, più agevole e soprattutto l'amore non ha fretta. Belase, piano, non possiamo avere fretta. Quindi in queste riflessioni nel 2022, che necessariamente nomino l'anno dell'amore, affronteremo nella rubrica Belase questo aspetto in tutti i colori, in tutte le trasformazioni che questa piccola parola raggruppa. Concluderei questa piccola riflessione con una constatazione. La parola amore, insieme alla parola mamma, adesso non so, è la parola più pronunciata al mondo. Ecco, io credo che basterebbe anche semplicemente questa per comunicare tra la gente, comunicare la voglia di vivere, comunicare la voglia di stare insieme e soprattutto tanta, tanta felicità, ne abbiamo bisogno. Belasi, piano,
Amore. Pronunciatelo così. Se poi amor lo leggiamo da destra verso sinistra, esce Roma, caput mundi, la fine del mondo, la fine del mondo. Non è così. Una volta era così, oggi non è più così. Comunque, con questo augurio a tutti voi, chiudo questa piccola riflessione e alle prossime puntate per affrontare un'altra sfaccettatura dell'amore. Belase, i classici, le domande, la vita.